E bello a tutti ragazzi, sono Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon Go! Bombers, probabilmente quando vedrete questo video mi starò un attimino organizzando per preparare valigie e tutto l'ambaradan per venire in Italia a Roma ragazzi, a Roma, verrò a Roma da voi! Infatti fatemi sapere con un commentino qua sotto chi di voi è di Roma, allenatori che sicuramente ci possiamo incontrare, mi consigliate magari un qualche buon ristorante dove andare a mangiare, non lo so, una carbonara o anche qualche ottimo spawn, ragazzi, per andare a catturare qualche bel Pokémon, non si sa mai, quindi in caso ci vedremo giù e possiamo fare chiaramente qualche foto, scambi sicuramente, eccetera. Ma oggi, ragazzi, andiamo a parlare del mese in corso, il mese di giugno, perché ci sono cose veramente pazzesche. Partiamo con il video. E allora, Bombers, eccoci qua con la news di Niantic. Uscita prima in inglese, ho aspettato chiaramente che uscisse anche in italiano, perché come al solito traduzioni malmesse lì, io non lo so che cavolo fa le traduzioni qua di Niantic. Cioè, ma con tutti i soldi che avete, Niantic, assumi un buon traduttore. E cavolaccio, cos'è il Google? Lo fanno così con... fa niente. Allora, ragazzi, 20 di giugno. Ottenete un biglietto ride da remoto gratuito con la scoperta straordinaria per tutto il mese. E molto altro. Già qua, ragazzi, poi sotto chiaramente solita immagine della ricerca. Vabbè, è già iniziato comunque sia, anche se andate sotto la sezione oggi, penso che l'avrete già visto, ragazzi. C'è una ricerca mirata. Ho guardato io, l'hanno intitolata così, non so se poi andranno a cambiare il nome, però ricerca mirata. Ok, ok, mantengono questo nome qui. Allenatori, allenatori, siete pronti a vivere un mese di bonus e incontri interessanti con i Pokémon? Certo, certo! Quindi iniziamo a bomba, ragazzi, perché Zapdos Ombra torna a farci visita. Chi magari allenatore di voi non aveva avuto l'opportunità di catturarlo, non ce l'aveva fatta o non aveva completato la missione, o magari gli allenatori nuovi che non giocavano ancora, adesso torna e abbiamo la possibilità di catturare di nuovo o registrare Zapdos Ombra, allenatori. Vediamo un attimino. Giovanni avrà Zapdos Ombra tra le mani dalla mezzanotte di martedì 1 giugno, quindi è già in corso, ragazzi, però attenzione perché tra poco andiamo a vedere un'altra cosa riguardante Giovanni, alla mezzanotte di giovedì 17 giugno. Mi direte infatti, ma Gio, ma come mai non tutto il mese come fanno di solito? Infatti di solito, ragazzi, il mese scorso, ad esempio, il mese intero, dall'1 al fine mese abbiamo, chi c'era ragazzi, Articuno, non mi ricordo nemmeno, comunque sia abbiamo un Pokémon Ombra da parte di Giovanni. Qua invece quasi quasi metà mese, scopriamo subito il perché. Comunque sia andiamo avanti con la sua news. Se non l'avete ancora fatto, completate l'ultima ricerca speciale del team Go Rocket, grossi guai ad alta quota, per ottenere un Super Radar Rocket, ragazzi, eccolo qua. Infatti in tanti di voi mi chiedono, ma Gio, come si fa a trovare Giovanni? Con il Super Radar Rocket, allenatori, praticamente è il radar nero, non quello normale che si fa ottenendo 6 componenti, cioè sconfiggendo 6 reclute, ragazzi. Questo qua, il radar di Giovanni, è molto raro, molto raro. Infatti non si può shoppare, nemmeno. Questo vi aiuterà a rintracciare il capo del team Go Rocket e salvare Zapdos Ombra, allenatori. Salvatelo, salvatelo, mi raccomando. E non purificatelo, purificatelo. Non purificate, diciamo, i leggendari Ombra. Almeno a parer mio, un consiglio, raga, perché sono molto forti, hanno il 20% di più di attacco, ma anche chiaramente meno difesa. Guardate voi, in caso volete consigli, fatemi sapere, o ad esempio andate sul mio Instagram, GamerJoeYT, scrivetemi qualche domanda se volete consigli, oppure seguitemi per la mia avventura a Roma, ragazzi. E andiamo avanti! Abbiamo sentito che da eccolo qua,
Giovedì 17 giugno, quando terminerà Zapdos, Giovanni avrà un altro Pokémon, ragazzi, tra le mani. E quindi, allenatori, continuate a seguirci nelle prossime settimane per saperne di più. Qua ci sono già mille ipotesi, ragazzi. Ho visto anche qualcuno che dice, attenzione, che torna Mewtwo Ombra, ragazzi. Mewtwo Ombra che sarebbe il terzo Mewtwo Ombra in game, allenatori. Staremo a vedere, perché se non sbaglio Zapdos è l'ultimo dei tre uccelli leggendari. Abbiamo fatto Moltres, Articuno, adesso Zapdos, se ricordo bene. Non me lo ricordo, ragazzi, perché sono usciti tutti scarsi, quindi fossero usciti un po' forti, me lo ricordavo, ma scarsi. Brutta merce. E anche per scambiarli, non si può scambiare le ombra, bisogna purificarli, quindi chi se ne frega. Comunque sia, spero tanto che sia Mewtwo, ragazzi, un altro bellissimo leggendario, perché no? Cioè, Giovanni, mi raccomando, facci un bel regalino. Incontri nella scoperta straordinaria di giugno, dalle 22, già iniziato di martedì 1 giugno, a giovedì 1 luglio potrete incontrare Clan Perle, la conchiglietta, ragazzi, durante gli incontri della scoperta straordinaria, possibile shiny, eh? In più, questo mese riceverete un biglietto ride da remoto gratuito e il doppio dei punti esperienza completando una scoperta straordinaria. Tantissima roba, ragazzi, tantissima roba, quindi mi raccomando, fate i timbri. Per tutta la prossima stagione continuerete a ottenere il doppio dei punti esperienza per le scoperte straordinarie. Maggiori dettagli nel prossimo annuncio. Vediamo un attimo, qua mi raccomando, molto importante per chi vuole salire di livello, chiaramente, raga. Pokémon nei raid dell'evento. Per tutto il mese di giugno appariranno questi Pokémon leggenda nei raid a 5 stelle. Vediamo un po', ragazzi, già ne abbiamo parlato, comunque sì, ve l'ho già detto anche su Instagram, ma vediamolo nel dettaglio. Vi metterò semmai anche qui a fianco delle immagini su come andare a sconfiggere questi Pokémon. Regirock, Regice e Registeel appariranno nei raid a 5 stelle dal 1 giugno, già iniziato, fino al 17 giugno, allenatori. Anche qua, non tutto il mese. Chiaramente, se avete aperto il gioco in questi giorni, ve ne sarete già accorti, ragazzi, che leggendari ci sono loro, mentre un Pokémon leggenda a sorpresa apparirà nei raid dalle 10 di giovedì 17 giugno alle 10 di mercoledì 30 giugno. Qua anche si hanno una scaterfata di ipotesi, ragazzi, ho visto anche allenatori che dicono, attenzione, che torna, diciamo che torna però anche per la prima volta, Regigigas, possibile shiny, allenatori. Visto che adesso abbiamo i tre regi, che sono tutti possibili shiny, mi raccomando, trovate gli allenatori, vi mando tanta fortuna, sculo Joe, maglietta, vai, vi mando un po' di fortuna. E appunto, una volta terminati questi tre regi, magari, non si ha ancora la certezza perché Niantic non ha dato nulla di ufficiale, arriverà appunto Regigigas che era ottenibile solamente con tempo fa, con i biglietti Raid X, ragazzi, ma attualmente, visto la situazione e tutto, non ci sono i Raid X. Poi avevano fatto, se non sbaglio, anche una missione speciale che era però a pagamento, quindi allenatori che non vogliono shoppare non l'hanno ancora ottenuto. Vediamo se lo mettono nei raid e anche possibile shiny. Voi cosa ne pensate? In più nei Mega Raid, arriviamo ai Mega Raid, ragazzi. Mega Lopunny apparirà nei Mega Raid dal 1 giugno fino al 8 di giugno. E debutterà, eccolo qua, ragazzi, un bel Pokémon Mega Slowbro. Stupendo, che farà il suo debutto nei Mega Raid da martedì 8 giugno fino al 17 di giugno. Bellissimo Mega Slowbro, dobbiamo fare veramente tantissime Mega Energie sue. Torna Mega Gyarados, bellissimo, raga, Mega Gyarados, veramente una forza della natura. Ci sarà da giovedì 17 giugno fino a venerdì 2 luglio, ci accompagna fino a luglio. Invece dal 1 di giugno 2021, no, cos'è qua? Dal 1 di giugno 2021 nei Mega Raid apparirà solo un Pokémon alla volta. Ok, diciamo che
ci può stare, almeno esce un nuovo mega, sappiamo esattamente chi è. Vediamo un attimino l'ora leggendaria che è ogni mercoledì, ragazzi, dalle 18 alle 19. Abbiamo chiaramente adesso il 2 giugno Regirock, il 9 giugno Registeel, il 16 giugno Regice, il 23 giugno sarà svelato prossimamente e il 30 di giugno sarà svelato prossimamente. Staremo a vedere, io spero tanto, il Regigigas Shiny, perché è veramente pazzesco. Arriviamo allo spawn aumentato, cioè martedì, ragazzi, ogni martedì. Il 1º giugno passato abbiamo quindi Dewball, spero che l'avete trovato Shiny. 8 giugno sarà Abra, poi con i rispettivi bonus, chiaramente. Abra, possibile Shiny. 15 giugno Slowpoke, possibile Shiny. Swinub il 22 di giugno, possibile shiny, mentre l'ultimo martedì del mese di giugno, il 29, abbiamo Aipom, possibile shiny pure lui, tutti shiny ragazzi. Reparto Community Day, infatti allenatori, tra qualche giorno sarò a Roma, a Roma, dai Roma, dai Roma, infatti ce l'abbiamo qua, grande Erpupone, si vede Erpupone, non vedo l'ora di venire a Roma ragazzi, cioè assurdo, assurdo. Eventi in arrivo, continuate a seguirci. Ok, una scoperta molto lenta. Dalle 10 di martedì 8 giugno alle 20 di domenica 13 giugno, Slowpoke di Galar, Slowbro di Galar e Mega Slowbro faranno il loro debutto in Pokémon Go. Questo evento avrà come protagonisti Pokémon Pigri e Vivaci e includerà una sfida di collezione con Slowpoke e molti altri. Evento del solstizio, ancora, ancora sto evento. Dalle 10 di giovedì 17 giugno alle 20 di domenica 20 giugno, 3 giorni di evento, avrà luogo di nuovo l'evento a tema solstizio. Gli allenatori dell'emisfero boreale incontreranno Pokémon a tema estate, mentre quelli dell'emisfero australe incontreranno Pokémon a tema inverno. Il 16 giugno ne saprete di più. Staremo ancora a vedere, ragazzi, le nuove news. Punti di domanda. Arriviamo ai punti di domanda, non sappiamo, quindi, anche perché saremo in piena estate, allenatori, qua tanta roba, Pokémon Go in estate va di un casino. Dalle 10 di venerdì 25 giugno alle 20 di giovedì 1 luglio, gli allenatori potranno buttarsi a capofitto in un evento totalmente inaspettato. Fatemi sapere qua ragazzi cosa pensate, salti fuori. E allora allenatori tenete gli occhi aperti perché abbiamo visto cose assurde, assurde, magari torna Mewtwo Ombra con Giovanni, magari arriverà, tutte ipotesi comunque sia, allenatori, che tornerà in più nuovo anche Shiny, Regigigas, ragazzi tanta roba, infatti io ad esempio col mio terzo account non l'ho ancora registrato, manco l'ho visto. Quindi vediamo se butteranno fuori lui una volta terminati questi tre regi. Ma anche i nuovi debutti con Mega Slowbro, raga, tanta roba, Mega Slowbro. Poi Shiny è molto molto bello, ma anche quello di Galar che arriva. Staremo a vedere anche e soprattutto i nuovi eventi non ancora svelati. E allora, Bombers, mi raccomando, commentate il video, fatemi sapere cosa ne pensate di quello che abbiamo visto oggi. E dunque, da Joe per oggi è veramente tutto. Mi raccomando l'iscrizione al canale per rimanere sempre aggiornati. E se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao, Bombers! O forse a Roma. Thank you.